Benvenuta Sonia Cenceschi nella nostra rubrica di interviste relative all'audio forensics in Italia. Sonia Cenceschi, che l'ho scoperto diversi anni fa facendo una navigazione dall'estero praticamente, e sei la prima audio forensics italiana nei motori di ricerca dall'estero. Un mistero, Io non ho fatto nessun niente di speciale in realtà. Piano piano, probabilmente a furia di ricerche, a mia volta di perizie, è salito da solo. Un po' strano, No, anche no. perché adesso sono all'estero, quindi. Guarda, io ti contattai, mi incuriosì molto il tuo profilo e sono stato contento di averti poi conosciuto perché sei, oltre che un ingegnere, sei anche una persona che si occupa di audio forense e anche di musica. Quindi hai unito queste tue tre competenze relative alle orecchie in un potpourri di, come dire, di tecnicismi e di competenze. Hai voglia di descriverti, raccontare un po' quella che è la tua biografia a grandi linee e poi dirci com'è che sei arrivata all'audio forense? Ok, proverò a farlo in breve, è un percorso un po' tortuoso, si capisce, da tutte le cose che ho fatto. Allora, ho iniziato da ingegneria civile a Pisa e avrei voluto fare ingegneria del suono, per acustica dei teatri, però poi ho scoperto che non esisteva in realtà, un corso non l'avrebbero mai attivato. Allora ho scelto, poi anche in parallelo suonavo e ho suonato con un gruppo di Como, quindi sono salita in Lombardia, lì suonando mi sono iscritta a ingegneria informatica, che era a Como, che era in collaborazione con musica elettronica, quindi grazie al professor Sarti ho avuto Ah, scusa se dei... ti interrompo, Sonia, perché è un argomento Sì. interessante questo, perché in inglese sound engineer, in italiano sì, fondamentalmente ingegnere del suono è, o perlomeno era fino a qualche tempo fa, soltanto l'ingegnere acustico del suono, quello che si occupa delle insonorizzazioni. E quindi noi siamo tecnici del suono, giusto? E quindi tu volevi fare l'ingegnere del suono, ma non trovavi un corso inerente a questo, ho capito bene, è corretto? No, esatto, sì, è una cosa del genere, esatto, perché c'è molta confusione, anche quando dici sono un fonico, forense, sono un ingegnere del suono, non esiste anche qua, no? Come per la linguistica, l'audio forense è una catalogazione, ti dicono, ah, ma allora tu fai i mixaggi, no? Fai la parte audio, e tu dici, sì, ma ci sono tante, posso fare anche quello, ma ci sono tanti rami, e io cercavo qualcosa che si occupasse di acustica. Perché l'ingegnere civile in realtà ha tanti esami di fisica acustica, io ho fatto quello, ho scelto esami di quel tipo, però è un ingegnere civile che poi sostanzialmente fa calcoli e dovevano attivare un corso che era proprio in questo senso, poi non è stato mai attivato, forse ero anche io che me lo sognavo, ecco, ho sentito cose che poi non sono mai state realizzate e in realtà l'acustica dei teatri poi se ne occupano un po' gli ingegneri, un po' gli architetti, però è un ambito che non ha... Adesso sono uscita un po' dai giri, ma mi sembra che non ci sia una cosa specifica, una laurea specifica su queste cose. Ci sono tanti corsi, ci sono tanti master, quello sì. E ai tempi, poi si parla di 20 anni fa, quasi, quindi è cambiato No, non molto. diciamolo, non diciamolo. Comunque, cercavo quello, non c'era, e allora ho detto, ma diciamo ingegneria del suono, informatica, che però è un'altra cosa ancora. Quindi c'è quello, c'è lo studio degli ambienti, ma c'è anche la parte di elettronica, c'è tantissime cose, tantissime materie. Mentre ero ingegneria informatica a Como, che era diretta, il direttore del corso era il professor Sarti, fa ancora adesso delle cose di geometria, analisi degli ambienti, sempre al Politecnico, molto interessanti, anche in campo forense, un altro ramo, sarebbe interessante forse per te, mi sovviene adesso intervistarlo. E poi, mentre ero lì, dicevo, ma io non voglio essere un informatico, io voglio fare determinate cose che hanno più a che fare comunque con l'audio, con la percezione, e non sapevo bene, no? Anche ero un po' confusa. Poi ho scoperto che c'era musica elettronica, grazie a un amico, che era il corso del Conservatorio di Como, che era connesso col Politecnico, e mi sono trasferita completamente lì. Quindi ho studiato, ho fatto un biennio master di musica elettronica, dove ho scelto, ho studiato con professori come appunto Giovanni Cospito, Silvian Sapir, Clauer, che è stato Giorgio Clauer, un bravissimo musicista,
ma anche mille altre cose, uno spirito veramente poliedrico. E adesso mi sembra che sia a Venezia. E spiego con loro, perché loro a loro volta sono sparpagliati, però è un corso molto valido. Ho scelto degli esami che fossero più sull'analisi audio, la creazione dell'audio, C-Sound, Max MSP, gestione del suono e percezione, quindi Aspita. percezione psicoacustica. Li ho scelti perché erano quelle cose che mi piacevano di più. Proprio ho detto, vabbè, se devo fare una cosa del genere, deve essere particolare. E poi, grazie a loro, sono andata a Padova e qui, salta fuori l'audio forense, ho conosciuto il professor Sergio Canazza, fa cose interessantissime anche lui, passaggi da nastro magnetico, restauro, eccetera. Era un corso su RX, quindi su Isotope, e ho imparato le basi, una settimana, 4-5 giorni intensivi, e all'interno di quel corso il professor Canazza disse: se c'è qualche pazzo che vuole inventarsi un lavoro, perché ci sarebbe tanto bisogno, era già 20 anni fa, sappiate che nel settore forense c'è tanto bisogno. E chi era la pazza, l'unica che ha preso la palla al balzo, del figlio, e ho scoperto che non c'era niente. A quel punto ho detto: cosa mi invento? Ho trovato una borsa della Banca del Monte Lombardia, mi sembra si chiami così, Fondazione Banca del Monte Lombardia, che finanziava progetti, idee per andare all'estero. Allora, ho mandato la mia richiesta, me l'hanno accettata, mi sono andata a York, perché avevo visto che a York, come dicono loro, c'era e c'è tuttora il dipartimento, appunto, in collaborazione con lo studio di French, di Peter French, che si occupa di linguistica forense. Caspita. Sono andata lì e non sapevo, capivo poco di inglese perché avevo l'inglese scolastico, però mi sono fatta l'orecchio e poi soprattutto avevano una biblioteca aperta 24 ore al giorno. Sono andata a ascoltare come lavoravano, mi prendevo i libri e me li studiavo. Sostanzialmente ho rubato. Ecco. Caspita. Con quello, tornando in Italia, ho potuto fare il dottorato, perché altrimenti con un master solo di conservatorio sarebbe stato difficile. Ho conosciuto il mio attuale supervisor, possiamo dire capo, Alessandro Trevillini, che è appunto, il direttore responsabile del servizio di informatica forense della SUPSI. Mi ha fatto conoscere la professoressa Alicia Sbattella, che è docente al Politecnico di Milano, con la quale ho fatto un progetto sulla prosodia vocale. E quindi ho unito tutto, ho detto qui bisogna quagliare, ho unito tutte queste cose, ho fatto un dottorato. Caspiterina, scusa se ogni tanto vedi che guardo in alto. In realtà ho un monitor dove ho degli appunti, quindi non vorrei sembrare maleducato che guardo in alto, dico, perché è tutto molto interessante quello che stai dicendo. Tu hai parlato di musica elettronica, che io sono anche nel mio piccolo produttore di musica elettronica, un argomento che amo tantissimo, e hai parlato di prosodia. Io, in questo momento in cui stiamo parlando, io ho dei libri da studiare, perché comunque studio tutti i giorni sociofonetica, linguistica, sono un autodidatta cronico. E ho visto che nel tuo curriculum c'è anche Speech analysis per applicazioni cliniche nel campo della sicurezza. Giusto? Hai voglia di spiegarci cosa significa tutto questo? Una cuffia. Allora, il punto è che dove posso iniziare? Ecco, tutto quello che si studia per il forense può essere applicato anche in altri, semplicemente anche in altri campi. C'è scritto così perché noi siamo in questo momento, sono al servizio di informatica forense dell'Università SUPSI, quindi siamo un servizio, non siamo Sì, in un Svizzera, giusto? dipartimento. Svizzera italiana. Ok. Sì, a Lugano. E quindi siamo un servizio che si autofinanzia, porta avanti progetti applicati in collaborazione con le aziende e quindi partecipiamo a bandi dove si deve produrre un oggetto, fare qualcosa di innovativo in modo concreto, che è una cosa che non è sempre così diffusa nella ricerca. In Italia è anche più difficile forse, no? La ricerca astratta o anche quella applicata non è detto che arrivi a qualcosa, noi dobbiamo per forza produrre un oggetto perché si finanziano se proviamo che il lavoro è fattibile, vendibile e così via. Per fare cosa succede? Che tutte le cose che in realtà l'analisi forense, l'analisi delle registrazioni presuppongono, si presuppone che si abbiano delle conoscenze che poi in realtà sono applicabili anche in altri ambiti, perché se miglioro una voce in una registrazione rumorosa, perché non dovrei farlo, ad esempio, su un sussurrato di una persona che è allettata?
Questa cosa può essere assolutamente utile ed è tornata utile, quindi in realtà è un po' un trucco, cioè sono anche il rovescio andrebbe bene, anche uno che lavora nell'ambito clinico, cioè le conoscenze tecniche può trasbordare nell'altro, diciamo. Però è come dire, la cosa che ti evince che è tutto collegato, è un po' inutile a volte usare le etichette, perché si dice, ah, audio forense, allora va bene solo per la polizia. No, assolutamente no, perché poi sono conoscenze che si possono applicare a mille altri campi. Sì, Poi adesso certo. lo sappiamo con tutto quello che sta venendo fuori, di fake, l'arte, i video, le voci finte, cioè siamo circondati continuamente da queste cose. E quindi ci occupiamo con i colleghi anche di applicare queste conoscenze, l'analisi del segnale, reti neurali, ma anche algoritmi in realtà che non si basano sull'intelligenza, la cosiddetta intelligenza artificiale, e anche l'analisi stessa a livello fonologico in altri settori dove può tornare utile. Questo del sussurrato è solo un esempio, stiamo arrivando alla fine di un progetto che tratta questi argomenti, magari poi quando sarà No, completato. è interessante perché recentemente ho avuto modo di parlare con degli sviluppatori di startup, perché adesso va un po' di moda sbloccare i telefoni con l'occhio, con gli schiocchi delle dita, ancora un po' l'impronta digitale, e stanno lavorando anche per il riconoscimento vocale. E io dico, attenzione, siete in un campo minato, perché il riconoscimento vocale non è come l'iride, non è come l'impronta digitale. Mettete caso che trovate mio fratello, io non ho un fratello, però magari uno della mia famiglia che ha la voce simile, o uno del mio bar, Esatto. e quindi non voglio entrare troppo nei tecnicismi della comparazione vocale o del riconoscimento vocale, però comunque è un campo minato, anche per chi lo sottovaluta e si occupa di sicurezza. Quindi è molto interessante quello che stai facendo, ma è la primissima volta che proprio hai preso mano all'audio forense, proprio praticamente di che caso si è trattato? Ahimè, si può dire, ormai è passato tanto tempo. Comunque è stato il caso tipico di corna, no? Io Ulla. penso che tutti passino da quelli. Per fortuna Noi in ci realtà paghiamo il c'era. mutuo con quelli. Esatto, adesso però mi rifiuto perché sono i più difficili in realtà, dove poi ci sono le persone che sentono cose che, cioè, sono le più difficili, meno disposte ad ascoltare perché sono coinvolte emotivamente. Quindi sì, per fortuna mia c'era un avvocato anche, non ero allo sbaraglio completo a fare cose così alla cieca per chissà che. Il problema è che era veramente, cioè, non c'era niente, cioè, mi è stato consegnato un audio che era, non so, un aspirapolvere praticamente, e questa persona sentiva di tutto. E io lì, no, non può ascoltare, vede che non c'è, ho cercato di spiegare com'era la questione e sembrava convinto, anche perché io ho detto, guardi, non c'è niente, ci ho lavorato 3 ore, ho cercato, ma non le chiedo soldi. Allora a quel punto si è convinto. E lì mi sono un po' scontrata anche con la trascrizione, se vogliamo, no? Perché questa persona sentiva parole, voci maschili da tutte le parti, non c'era niente, cioè, niente proprio. Ed era anche Incredibile. piuttosto facile. Quindi. E poi invece subito cose abbastanza anche pesanti, trascrizioni, ma sono molto più sul restauro io, no? Che sulla comparazione. Ed erano la seconda e la terza sono stati per il Tribunale di Como ed erano rimozione di rumore di fondo, in casi anche piuttosto molto interessanti, però subito a contatto con le forze dell'ordine. Quindi mi sono trovata catapultata al loro fianco. E ho capito determinate cose subito, diciamo. Molto interessante, Noi però. come periti fonici esterni che collaboriamo quindi come ausiliari alle forze dell'ordine abbiamo un piccolo vantaggio rispetto a loro se vogliamo, che abbiamo la possibilità di testare i software che vogliamo. Quindi ho avuto modo di lavorare con loro e mi piace lavorare con le forze dell'ordine, spesso sono contento di far vedere, guarda, è uscita sta roba qua 2 mesi fa, ecco, eccola qua, la sto provando, la sto usando. E loro questa possibilità qua spesso non ce l'hanno, perché hanno degli appalti, hanno dei tempi più lunghi, quindi magari sono fermi obbligati a stare fermi a determinate tecnologie che cambiano di anno in anno. Si stava interrompendo perché questo è un po' un problema, no? Se no per quanto riguarda il restauro, a seconda,
dove ti infili, diciamo, come perito nella catena di indagine o insomma, del procedimento, c'è anche il problema che ti chiedono di aiutarli magari a restaurare e non puoi perché o ti infili nella scheda madre, cioè come dire, con i driver prendi l'audio dal computer o non puoi salvare in un formato che non sia proprietario. E questo ha reso impossibile fare tante cose. Avrei potuto anche ricavare l'audio, come dire, mentre, no, prendendolo mentre andava al flusso, ma se non posso salvare sto facendo a mia volta qualcosa che è contro la legge. E quindi non si è potuto fare niente perché erano dei tipi di software che non salvavano banalmente nemmeno in MP3. E questo è proprio, È un insomma, è la problema. base. È un problema, è un problema. Infatti, i software professionali comunque leggono, non leggono tutti i formati. Quindi, anche lì per la catena di conservazione, comunque bisogna stare attenti quando si fanno le conversioni, perché comunque servono per farle leggere. Guardare la frequenza di campionamento originale. Se è bassa, devi tenere quella, altrimenti stai già cambiando delle cose. È un bordello, insomma, il nostro mestiere, spesso e volentieri. Mi ha incuriosito ovviamente il tuo essere musica, nel senso che di periti fonici puri io ne ho conosciuti nessuno, nel senso siamo sempre un insieme di esperienza, infatti la perizia fonica nel mondo è secondo me un connubio di varie competenze in cui rientra la statistica, la linguistica, la fonica, la pura, e anche la musica, mi viene da dire, perché personalmente l'orecchio musicale, non solo fonico, l'orecchio da studio e registrazione, è proprio quello che è abituato a sentire determinati suoni. Facciamo l'esempio: il bassista nel periodo pre-internet, che doveva tirarsi giù le canzoni a orecchio, aveva un modo di ascoltare molto, molto di traverso, che è un po' quello che facciamo noi nel nostro quotidiano come periti fonici. E volevo capire se tu, da chitarrista e da musicista elettronica, hai avuto modo di attingere a questo tipo di orecchio, se ti è servito nella tua esperienza lavorativa. Guarda, allora, ho fatto una perizia recentemente che era prettamente musicale, ma ancora prima, quindi magari ne parliamo perché è molto interessante, era sulla chitarra, quindi meglio di così. Però mi sono accorta che, sai, è sempre difficile dire, è difficile anche per me dire ho orecchio musicale, quindi sento meglio. Però mi sono accorta in effetti che, ad esempio, sento dei pattern ritmici, tipo l'orologio. Forse avevi seguito un seminario dove ho parlato di questo orologio, mi è rimasto impresso, ma anche altri casi avevano dentro dei rumori ritmici che poi hanno salvato un po' il quesito peritale, perché hai spostato il registratore? Non so come faccio a sapere se hai spostato il registratore, e poi mi sono accorta che c'era un riferimento, che era l'orologio, c'era questo orologio sotto, ma era veramente debole. E un mio collega non lo sentiva, ha detto: ma guarda che c'è un ticchettio. Poi vado nello spettrogramma e c'era un ticchettio. Chiedo: ma c'era un orologio? Sì, c'era un orologio. Quindi quell'orologio era sempre uguale, con la stessa intensità, però non tutti lo sentono, non lo sentivano, perché poi mi è venuto il dubbio, ho detto: ma come mai no, lo sento? Ecco, i musicisti, ho fatto un piccolo esperimento, i musicisti subito mi dicevano: ma qui c'è qualcosa, gli chiedevo, hanno spostato? Secondo te, avevo preso un pezzettino della registrazione dove non veniva detto niente, secondo te è stato spostato questo registratore che aveva questo tipo di orecchio anche ritmico e subito sentiva che c'era qualcosa, ta, ta, ta. Quindi comunque un po' aiuta, no? Penso che sì, che sia abbastanza influente su certe cose, perché poi i quesiti ne saltano fuori di continuo diversi, come ben sai, anche inaspettati. Questo era Certo. uno dei primi. E altre volte suoni particolari che ho detto: ma questo qui cos'è? Uno strappo. E poi era una ceretta, era una tipa che stava facendo la ceretta e mi ha detto: ah, che orecchio! Ma senza arrivare alle parole, no? Perché su questo potrebbe anche essere fondamentale aver ascoltato tanti audio, aver lavorato su tanti casi, non soltanto sulla musica, però anche soltanto banalmente a livello prosodico capire dove sta andando un discorso, cioè questo tipo di sensibilità ce l'abbiamo tutti, però ho notato
che dicevo, ma questa conversazione è interrotta, la voce sotto, perché la capacità di isolare in maniera selezionata, no, gli strumenti, cioè, a furia di mixare un po' si raffina. Guarda che la voce sotto è interrotta, questa registrazione è stata interrotta, non si capiva cosa diceva, poi restaurando è venuto fuori, però era proprio l'andamento prosodico che era quello di qualcosa che veniva, non era completo. Ma sì, andiamo là che... Una cosa del genere, ho detto andiamo a restaurare qui, tiriamo fuori quella voce, non quella sopra. E così, adesso senza descrivere il caso, che è un po' particolare, restaurando si è sentito che in effetti era una voce tagliata, quindi non era integro perché doveva essere per varie ragioni concluso il discorso e quindi c'era stata una manomissione, tutto un giro strano che non so spiegare. E su queste cose ho notato che comunque ogni tanto le persone, diciamo così, non ve lo voglio dire da sole, però stupisce. E mi stupisco anch'io, dico, ma come ho fatto a sentire quella roba? No, Ma no, è magari interessante. ad approfondire, insomma. E poi la chitarra, dicevamo, se vuoi ne parlo. Assolutamente. Ti fermo solo un secondo perché vedo 2 minuti e finisce il tempo che abbiamo gratis. Quindi riavvio, anche per chi ci ascolta, ci sarà un piccolo montaggio, riavvio una nuova sessione di Zoom che ovviamente non ho pagato l'abbonamento. Al volo, eh. È già partito, non mi ha interrotto, quindi vai a ruota libera. Allora, dicevamo che parlavamo di restauro audio, su cui volevo fare un appunto, ma prima volevo farti raccontaci quell'episodio della chitarra. Sì, mi hanno proprio chiamata per fare una piccola perizia sul suono di una chitarra per capire se era di autori diversi dello stesso. Insomma, erano delle registrazioni audio, adesso non voglio entrare nel dettaglio, erano dei brani registrati, però è stata una delle volte in cui ho potuto dire con certezza, cioè mi sono proprio sentita molto molto sicura, non sapevo qual era il risultato dell'altro perito, non sapevo cosa avevano capito gli altri, ecco, le loro conclusioni, però sono andata prima di tutto, vabbè, ad ascoltare, farmi una prima idea, ho detto, ma... Erano di attribuzioni diverse, ma sostanzialmente io sentivo lo stesso tipo di suono, no? E in effetti poi cosa ho fatto? Sono andata a vedere, cioè una chitarra, quando si tocca la chitarra classica viene in un certo modo, quindi c'è addirittura il respiro, perché giusto, perché si registra in presa diretta, era registrato in presa diretta ovviamente, con i microfoni davanti, si sente il respiro solitamente dei professionisti ha un suo ritmo, ma il respiro adesso non di per sé, non parliamo di riconoscimento della persona, però ha un pattern. È difficile che in brani stilistici dello stesso stile, della stessa epoca di botto, respiri in maniera tanto diversa. Comunque c'erano diverse cose che non tornavano, tante, ad esempio anche il tocco, il suono, che poi ho approfondito un po', giusto per essere certa. Però il tocco della corda della chitarra che appoggia tra il polpastrello e l'unghia è un tocco diverso, è l'unghia lunga, più corta, più squillante, ha un attacco diverso, cioè proprio l'attacco della nota è Quindi sei differente, andata a così vedere anche. il cosiddetto ADSR, Attack Sì. Decay, Sustain Release, l'inviluppo del timbro. Sì, anche il timbro, perché poi gli era facile, perché poi oltretutto il timbro della chitarra, cioè il timbro della chitarra, il come suoni, il respiro, cioè ci sono tantissimi fattori. E suonandolo è stato proprio molto veloce, ho detto, Dio, facciamo un elenco perché qua ci sono tantissime cose da guardare, però tutte andavano in una direzione, oltre all'orecchio. Però ho detto, bah, sì, ho dato un primo ascolto, ma no, non approfondito, perché volevo prima di tutto guardare la parte tecnica. E poi, insomma, ascoltandolo in una certa maniera, con le cuffie per bene, oltretutto ascoltando e analizzando pattern della stessa tonalità, le stesse note, cercare, insomma, di andare a prendere... Ovviamente il brano più diverso stilisticamente, ma addirittura per il genere musicale che era c'erano dei pattern proprio uguali, cioè addirittura le stesse scale, per dirlo, Caspita. per semplificando. E quindi ho detto va bene, ho detto vado dritta, so benissimo come suona e come deve tenere lo strumento, quindi di conseguenza si possono guardare tantissimi indizi, ma tanti, 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 anche il rilascio della corda, le armoniche, come sono strutturate l'ampiezza, insomma, tutta... Si inventa, perché ogni No, volta può inventarsi. adesso sono affascinato da tutto ciò che stai dicendo perché
Parli una lingua ovviamente che conosco. Io non sono un chitarrista, sono un tastierista scarsissimo, comunque un tastierista. E ho avuto modo di fare una perizia su un mastering, quindi una canzone che è uscita che sembrava simile a un'altra, ma in realtà non lo era. Cioè, qualcuno ha venduto la canzone di qualcun altro semplicemente applicandoci dei plugin che con i software di produzione musicale sono delle stupidaggini da mettere, se si sa cosa mettere, e quindi sono riusciti a camuffare l'originale. Però ecco che anche lì mi sono trovato a essere peritofonico, aiutato dalla mia esperienza musicale. Vorrei fare un leggerissimo passo indietro sul restauro audio, perché ho il restauro audio cos'è? Fondamentalmente è con un pennellino andare a pulire della gran porcheria che ci arriva, perché se suona bene non ci arriva a noi, e cercare di rivelare dei segreti nascosti negli audio. E una scuola di pensiero che non ci appartiene, perlomeno che non mi appartiene, da quel che ho capito non appartiene neanche a te, è quella che il restauro audio tendenzialmente non si deve fare perché aumenta gli artefatti, non ci si capisce, ed è più facile sbagliare che andare nelle direzioni giuste. Ma in realtà, con le nuove tecnologie, con l'esperienza e con degli ottimi software, si può ottenere dei buoni risultati anche per le trascrizioni. E quindi, insomma, io sono dell'idea che tutto può essere utile se usato con E parsimonia e con attenzione. Cosa ne pensi tu? penso che sia proprio il problema, è proprio quello opposto. Possono essere utilizzati, ma bisogna conoscere come utilizzarli, nel senso che è vero che vengono fuori gli artefatti, ma se mi usano Audacity, che è gratuito appunto, e rimuovono tutto il rumore, mi portano via ovviamente anche la voce, e vengono fuori, e ne ho sentite, vengono fuori gli alieni che ti ordinano di buttarti dalla finestra, cioè cose veramente, ed è vero che poi senti altro e senti È tutt'altro, vero. però bisogna essere capaci di fermarsi, come bisogna essere capaci di dire qua non si può fare un lavoro. E allora restaurare, tirare fuori cose si può assolutamente, e poi dipende molto, è un lavoro, cioè, tutti si aspettano che faccio il restauro e allora dopo si sentirà benissimo. Lavorando in stretto contatto, proprio seduti fianco a fianco con le forze dell'ordine, ho imparato che è meglio fare, che ne so, tante versioni, ci sono degli audio che sono disastrati, ma magari posso fare, invece che rimuovere il rumore, faccio un'equalizzazione che mi alza quella voce, e a volte succedono i miracoli, magari l'alza per le mie orecchie, l'altro sente di meno, sente di più su altre fasce, allora si prova, molto semplicemente, è fatta anche di tentativi, cosa per cui è Sì, hai ragione. È un legata alla difficoltà poi di quantificare anche il lavoro, perché si possono fare. Ma soltanto RX, nell'ultima versione, ha fatto delle cose spettacolari, cioè riesce a rimuovere il riverbero. A volte solo rimuovere il riverbero, come fa RX, è una manna dal cielo. Cioè, anche rumoroso, rimuovo il riverbero, molto semplicemente già si sente molto meglio, perché siamo meno confusi. Ovvio che non la uso per una comparazione vocale, cioè non restauro e poi tiro fuori le formanti, perché potrà alterare i valori e così via, insomma. Certo. Ma ultimamente mi è capitato un caso. Io adesso ho comprato a mo' di marocchino, contrattando via chat con i venditori Dell, l'aggiornamento RX 10 Advanced, che l'ho pagato come un chilo di mele praticamente. E Lo farò anch'io allora. niente, mi è arrivato un video di un matrimonio, quindi non una cosa forense, dove però durante il sì c'era proprio un urlo di un bambino che copriva le voci. Sono riuscito a toglierlo, incredibile, che le voci sovrapposte tendenzialmente non hai rovinato tutto. Invece, ecco che la nuova tecnologia mi ha aiutato dove prima non potevo, e sono rimasto sorpresissimo, ho detto: Madonna, dove siamo? Quindi questo vuol dire che se ci sono, che ne so, uomo e donna che si sovrappongono, magari riesco a togliere l'uomo, o magari riesco a togliere la donna. Ovviamente non tutto. Un equilibrio dove però mi permette di sentire magari quella parola che mi serve. No, è tutto. A me il restauro affascina, è un argomento che mi interessa tantissimo. Arrivo dal restauro di post-produzione per il cinema e la pubblicità, ho poi portato poi il tutto al forense, ho capito che tutto ciò che sapevo dovevo dimenticarmelo, perché in realtà i tool sono usati in maniere completamente diverse. Allora, io insegno in istituti dove si formano i tecnici del suono. La maggior parte di questi hanno un background
di ingegneristico, alcuni arrivano da informatica musicale, quindi la maggior parte dei miei studenti sono laureati, io invece sono un perito elettronico, sono un muratore dell'audio fondamentalmente, però ho avuto modo, perché spesso ho dei picchi di lavoro anch'io, di provare, le prime persone che provo sono quelle che conosco ovviamente, e ho notato che pochissimi sono portati. Cioè lì è letteralmente fortuna, cioè alcuni sono cioè, perché essere portati non è solo un discorso di natura, è anche un discorso di determinazione. Cioè la natura è ok, riesco a sentire quel suono in mezzo al gran casino, io all'inizio non sentivo queste cose, però mi sono messo lì, mi sono allenato ed ecco che. Però ho visto che tanti proprio anche con l'allenamento non ci arrivano nonostante le competenze. Quindi secondo te, tu che hai un'esperienza ingegneristica e anche un'esperienza da musicista, quindi secondo me sei un ottimo campione di persone che di studi ne ha fatti un casino. Qual è il percorso più idoneo e magari a monte cosa fare per capire se si è portati oppure no per questo tipo di mestiere? Me la pagherai per questa domanda, Lo so. perché è sdrucciolevole veramente. No, no, non vuole esserlo, non vuole esserlo Certo. assolutamente. No, bella domanda, me lo chiedo anch'io, ecco, come quando ti dicono ma sono portato, non sono portato per suonare, uno dice è vero che magari non puoi arrivare a diventare un mago, però provaci. Il problema è che qui è dura, quindi bisognerebbe forse prima di tutto capire se si ha voglia di sbattere la testa più e più volte, perché già questo è il primo ostacolo prima ancora che l'orecchio o la sensibilità. Perché sì, non basta studiare, bisogna avere la forza di dire. Io ho trovato più che altro che mancasse la determinazione a sbattere la testa nel costruire questo tipo di formazione. Quindi di conseguenza persone che magari vogliono, cioè, hanno un bagaglio di conoscenze enorme, ragazzi anche giovani che studiano tanto, però poi nel momento in cui si trovano in un caso reale che è molto diverso dallo studiare sui libri, tutto scompare, ti trovi davanti a una realtà che è anche piuttosto deprimente a volte, con la quale, che molte volte distrugge queste persone. Cioè, il percorso quindi forse a poterlo fare, perché il problema è come si può fare questa cosa, appoggiarsi, imparare da chi ti può far vedere qual è questa parte pratica, perché se non fa per te, o se proprio anche fisicamente dici no, ma io sto lavoro non lo posso reggere, o non capisco, oppure è troppo pericoloso, perché poi è anche una responsabilità che E poi è se anche rivalsa su brutto, di noi. certe volte è anche brutto, diciamo, non è che ascoltiamo musica, ascoltiamo Ma veramente delle una roba. schifezze. Esatto, e questa cosa a volte non si sa, quindi un'immersione o parlare, studiare sì, ma visto che non si può fare un'esperienza pratica, perché è molto difficile, se non si riesce appunto appoggiarsi a qualcuno che fa tante perizie, che magari può insegnare, che il tempo nostro è poco, magari ecco, chiedere, leggere, intervistare, chiedere informazioni riguardo a cosa significa poi nella pratica, perché anche se ci sono un fior fiore di corsi che stanno, anche se non ci sono corsi di laurea specifici, a parte quello appunto gli ASF, ci sono dei corsi che stanno partendo, però come Però dire, sono, come dire, non sono completi, perché non può, cioè, secondo me una sì, laurea perfetta per l'audio forense sono tre lauree, minimo, esatto. minimo, il linguista sicuramente, l'ingegnere del suono, anche se abbiamo capito che l'ingegnere del suono è un termine molto vacuo in Italia, e poi statistica matematica, perché le comparazioni vocali si basano anche su quello. E quindi è un casino, effettivamente è un casino. Cioè, non ho fatto questa domanda perché voglio dire, bisogna essere portati e non bisogna studiare, perché io studio un casino, studio No, tantissimo, però bisogna non ho un sì. percorso di laurea alle spalle perché non ho trovato nulla che mi indirizzasse come un canale solo quello. Beh, ma alla fine io vengo definita esperta magari in audio forense, ma cioè il mio percorso è centrato collateralmente, no? Quindi ho unito delle esperienze, ho formato questa cosa, ho presentato un curriculum al tribunale e hanno valutato loro che, beh, sì, questa di audio ne sa, però si continua a studiare, cioè, Sì, perché alla si fine. studia. Ma guarda, abbiamo ancora due
tre domande, se mi concedi ancora 10 minuti, Sonia. Innanzitutto, Sì, a questa non ti ho risposto no, praticamente, mi hai però. risposto di brutto invece, hai risposto di brutto a me e anche a chi ci ascolta, perché queste domande qua sono prettamente di curiosità, perché è di scambio di opinioni da bar, perché non vogliamo essere fautori di regole vogliamo semplicemente, come dire, confrontarci. Questo tipo di confronto poi ce l'avrò anche con altri specialisti di altri rami dell'audio forense. Per me sono sempre molto, come dire, molto, molto insegnanti. Vedi come parlo male. E volevo chiederti anche, l'audio forense in Italia è un ambito poco conosciuto. Spesso si confonde con sbobinatori, con gente, con i professionisti che registrano le udienze, che sono un altro ambito Sì. ancora, con chi fa i brogliacci, che è un altro ambito ancora, o con chi fa le registrazioni fonometriche, quindi rumore ambientale, rumore industriale. Il nostro ambito si conosce poco. E com'è fare audio forense in Italia da donna? Hai mai avuto problemi in quanto... Sì. Io me la prendo poco, ma quando succede mi incazzo. Tanto le parolacce posso dirle. Non No, mi taglio sono sentita niente, io dire, non mi taglio. sono sentita far fare dei gran complimenti anche all'estero, devo dire, in questo senso. Ma lei è giovane, più sull'età, devo dire. Io, grazie, non era tanti anni fa. E ho detto, lei è giovane, quindi cosa ne sa? È stato così. Ma quindi? Però era implicito anche il fatto che è pure donna, cioè lo percepivo, l'orecchio ce l'ho, però era più sull'età, ecco, se devo dire la verità, più sull'età. Da donna io non faccio proprio caso a certe cose, quindi può essere che mi siano leggermente sfuggite. Diciamo che si stupiscono, ecco, Ti da un po' sono fastidio perché... te cambiata l'espressione della faccia, Sonia, quindi è una cosa che proprio t'ha preso sta domanda qua. Sì. Beh, in realtà io non me la prendo e quindi tante cose non le noto neppure, vado dritta per la mia strada. Quello che posso dire è che mi è venuto da ridere tante volte perché stupisce, ma io forse fregandomene vado dritta, non faccio caso, non, ma in generale è una cosa, cioè, sono persa nel mio mondo, quindi non faccio caso a queste cose, però ho notato lo stupore. Ma come mai? Tante volte, ecco, mi hanno chiesto, ma come mai? Una ragazza che si interessa a queste cose. Poi dopo, però andando avanti nel tempo è scemata questa cosa. So se perché comunque avevo più esperienza magari, ma secondo me è anche una questione culturale, perché comunque sono passati 15 anni da quando ho iniziato a studiare queste cose e se ne parla tanto, quindi anche soltanto nei telefilm ci sono un mucchio di donne che stanno davanti al computer e quindi è andata un po' a scemare. C'è un pochino di stupore, come se fosse quasi... È più fatico, cioè a rovescio quasi, perlomeno la mia esperienza, perché non è così per tutti. Come dire, cavolo, sei donna eppure sei più dura degli uomini, no? Ma no, in realtà io sono me stessa e basta, dico, non c'è bisogno di farti discorsi, non hanno senso per me, come dire, ecco. Non... Però ogni tanto... Ho visto degli sguardi, magari in tribunale di avvocati, come dire, tanto una donna adesso perché mi vanto di capire queste cose, e poi allora a quel punto nel dubbio parto a raffica, dico adesso mi faccio valere, così eliminiamo il dubbio alla radice e nessuno viene a rompere le scatole, perché si stupiscono. Però dico, forse era un po' connubio età e donna, ecco, perché in certi ambienti adesso sento tutti più giovani. No? Come noi, in certi ambienti l'età è molto avanzata, molto più grande, diciamo, quindi è Certo. strano, ma è strano quello. Ma perché quando intervistai la tua collega Jennifer Owen e le chiesi questa cosa qua sull'America, com'era essere un audio forense in America, e mi sono sbilanciato nel dire che in Italia ci sono molti avvocati donna, ovviamente, molti giudici, pubblici ministeri, ma pochi tecnici donna. Infatti siete poche quelle che conosco, siete veramente poche, se contano le dita di una mano. E quindi ho detto, secondo me siamo sul 5%, sul 95%, non di più, ma perché una culturalmente dobbiamo ancora arrivarci. Magari mi sono sbagliato, però non credo. Ma è come ho idea che sia un po' una questione culturale, no? E poi è legato, c'è cioè, molto, molto caos, quindi una donna forse
Mi sbilancio io, insomma, è sempre un po' la questione che una certa, è collegata anche all'ingegneria, anche ingegneria, adesso sono più le ragazze e tutto, però se fai un certo tipo di percorso e poi fare i figli è più difficile. Quindi è una scelta forse culturale, devi fare più tante più cose e io ho investito tanti anni nella mia vita studiando, che non tutti possono, non tutte possono farlo magari, oppure, vabbè, il discorso è ampio. Semplicemente ci sono professioni che vengono ancora di base viste più per uomini, quindi deve ancora un po' crescere questa cosa, però sono tante le ragazze che ora di 20 anni studiano, ad esempio nel settore forense, sicurezza informatica, tante devo dire, e secondo me sta andando, si andrà a crescere come numeri, fattore proprio culturale della società e poi di sostegno una volta che la donna è adulta. E questo però non è solo dell'audio forense, sostegno sul lavoro, cioè se io ho la partita IVA e smetto di lavorare, già è difficile se sono dipendente perché ho un figlio, rischio di essere licenziata, se ho appunto una partita IVA vuol dire che proprio smetto di avere introiti, boh, è talmente lungo arrivare a lavorare con questo tipo di professionalità che cioè, nell'audio forense è talmente lungo il percorso che ti porta ad avere degli introiti, poi correggimi se sbaglio, continui. Che una fa prima di dire faccio un figlio. Adesso sto semplificando No, no, veramente in maniera imbarazzante. non hai semplificato. Io condivido ciò che dici, poi non voglio entrare nel merito di questi discorsi troppo dentro. Quello che però posso dirti per quanto mi riguarda è che ho dei collaboratori e la maggior parte dei miei collaboratori sono di sesso femminile. Quindi, ad esempio, mi viene in mente la dottoressa Meluzzi, quando ho bisogno di supporto linguistico chiedo a lei, quando ho bisogno di determinate cose per le trascrizioni c'è un'altra referente, perché c'è una sensibilità all'ascolto diversa. E questo non è proprio una sensibilità al lavoro diverso e c'è meno spirito di competizione, c'è perlomeno con me. Cioè, e quindi io mi trovo molto bene a lavorare nell'audio forense con persone come te, quindi che ce ne siano. Ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio andare e ti ringrazio. Per me è stata un'intervista bellissima. Allora, che consiglio daresti a chi vuole avvicinarsi all'audio forense? Io sono una patita dell'Università di York, quindi direi andatevi a fare un master loro, cioè se potendo, però sono un mucchio di soldi, quindi in realtà allora hanno un borso di studio, bisogna un po' vedere adesso quando quali sono le norme, però io proprio dire un bel percorso all'estero a vedere cosa fanno gli inglesi che hanno una tradizione più ampia, a me ha aperto un po' la testa, nel senso che sono tornata e mi avevano già avvertito di tutti quelli che erano i problemi. Hanno già più chiara, cioè c'è più organizzazione nel descriverti quali sono i problemi. I problemi li hanno anche loro, però perlomeno su questo sono chiari, hanno diversi percorsi. C'è anche l'Università, l'Aston University, che fa delle cose molto belle. Quindi potendo, ecco, lì forse c'è proprio un percorso, adesso che mi sovviene, non ho più guardato, però penso che ci sia un percorso sicuramente per linguistica forense e poi anche per la parte più di ingegneria, lavoro molto sulla comparazione. Però io andrei a farmi un giro in Inghilterra, adesso è anche più difficile, questo po proprio potendo, altrimenti studiare linguistica e farsi dei corsi ingegneria, farsi corsi a piacere in vari ambiti, chiedendo consiglio a gente tipo noi che proverà a dare delle direzioni, ecco. Grazie Sonia, sei stata. Mi ripeto, è stata veramente un'intervista molto molto interessante e ti ringrazio. Se posso dare i tuoi riferimenti in calce al video per chi ti vuole contattare. E Lingua poi niente, Lucchese. noi sicuramente, perché tu hai questo accento spezzino, poi in realtà ogni tanto sei a Ah. Como, ogni tanto sei in Svizzera, ogni tanto sei a Vercelli, e quando sei nei pressi di Vercelli ogni tanto capiti di qua e ci possiamo anche fare una birra insieme. Quindi Esatto. è un piacere, ci vedremo sicuramente presto e grazie ancora. Grazie, grazie mille. Ciao, ciao, ciao.